La guerra tra Affari Tuoi e Striscia la Notizia è un tema irrisolto che va avanti da tempo. Il noto programma satirico di Canale 5 ha più volte svelato presunte tattiche di gioco poco chiare. Anche la nuova edizione condotta da Stefano De Martino non è stata risparmiata, con molti concorrenti che hanno portato a casa somme consistenti. Nella puntata di ieri sera, Striscia la Notizia ha lanciato una nuova critica al conduttore di Rai 1, con un Enrico Mentana speciale che ha fatto delle rivelazioni. Nella puntata di ieri sera, una versione deepfake di Enrico Mentana ha attaccato De Martino e Affari Tuoi. Stavo guardando Affari Tuoi. De Martino si atteggia a paladino dei bisognosi, ma è solo furbo come una faina, ha dichiarato il finto Mentana. Ha poi parlato di Fausto, un concorrente con una storia personale legata al numero 13, che ha scelto il pacco con il premio più alto. Per fare spettacolo, Fausto ha bisogno di soldi. Come può rifiutare i 20.000 euro offerti dal dottore? Ha continuato Mentana deepfake. De Martino ha risposto elencando i premi che i concorrenti avrebbero potuto vincere se non si fossero fermati. Affari Tuoi, c'è un valore del pacco e un valore delle persone. Bisogna sempre credere nei segni, ha concluso il conduttore. Striscia la Notizia ha continuato l'indagine sul presunto gioco manipolato di Affari Tuoi, con Lipari che ha sottolineato l'importanza di conoscere i numeri fortunati dei concorrenti per farli arrivare alla fine. L'indagine di Striscia la Notizia sulle dinamiche